Gaetano Lopresti ha contestualizzato questo bello spettacolo con tanti attori protagonisti. L'uomo che voleva volare, saranno anche le nostre montagne che ispirano questi valdostani a voler innalzarsi? Io spero che li ispirino, perché invece in genere tendono a rinchiuderli. E invece i protagonisti di stasera è tutta gente che sa volare e che sa far volare. E io spero che sia anche un messaggio per tutti. Da una mostra di Bobo Pernetta è nata questa idea, questo spettacolo. Qual è stata la visione che ti ha ispirato? Ma mi è piaciuto subito il titolo, L'uomo che voleva volare, perché è molto musicale. Poi lui mi ha dato il testo, mi è piaciuta molto questa storia, probabilmente perché mi ci sono ritrovato, per cui l'ho un po' aggiustata in rima, diciamo, è venuta fuori una ballata. È una di quelle che io chiamo instant song, nel senso che cotta e mangiata in 15 giorni, nel senso composta grazie al pool che si esibirà stasera, è stata realizzata, è stato fatto un video da Fabio Rehan e secondo me conserva questa forza, questa energia della creazione. Andrea Carlotto e i tuoi droni, è la prima volta che ti chiamano in uno spettacolo culturale con musica? Sì, in uno spettacolo così culturale, così variopinto, sì, è la prima volta. Ho partecipato a varie altre occasioni in cui si faceva di più divulgazione e in questa occasione invece cerchiamo di fare un pochino di più di intrattenimento, quindi facciamo vedere un po' di immagini, spieghiamo due questioni che riguardano questo settore e facciamo una chiacchierata con Chico Montrose, quindi... Come hanno fatto a presentarti questo progetto? Gaetano mi conosceva, mi ha incontrato un giorno per caso qua davanti in Cittadella, mi ha subito parlato di questo progetto, mi fa: tu sei la persona ideale, su uno spettacolo che si chiama L'uomo che voleva volare, diciamo che eri abbastanza calzante, quindi mi ha coinvolto così, è stata una roba molto naturale, molto estemporanea. Mi chiamo Enzo Massanico, tra le mie passioni c'è il volo e la fotografia. E ultimamente mi sto specializzando nella fotografia aerea dalla mongolfiera. Paolo Calcidese, responsabile della didattica e divulgazione dell'Osservatorio Astronomico di San Bartolomeo. L'uomo che voleva volare, forse per un astrofisico è un po' riduttivo, bisogna proprio liberarsi oltre il nostro pianeta. Sì, sicuramente per il lavoro che faccio tutte le sere volo. Volo in giro per il cosmo grazie alla strumentazione ovviamente che utilizzo da terra e questo mi dà la possibilità di andare veramente lontano. E miliardi e miliardi di anni luce di distanza per vedere come l'universo era e cercare una giustificazione al perché oggi siamo qui e anche io e te ci stiamo parlando. Thank you.
Bobo Pernetta, da una tua idea, dalle tue sculture era nata la tua idea di fare una storia, e poi avresti mai immaginato che venisse contestualizzata in questo modo? No, ho avuto la fortuna di coinvolgere Gaetano Lopresti, che è veramente uno tsunami. Gaetano è terreno fertile su cui butti uno stupido seme e nasce un baobab. Thank you.